Nelle terre desolate del Mojave gira una storia. La storia di un corriere. Un corriere che cambiò la storia di New Vegas per sempre. Ed è qui che ci siamo lasciati. Ed è qui che la nostra storia ricomincia. Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Fallout New Vegas, la serie originale, la prima, quella che ha iniziato tutto su questo canale. Da quanto tempo non toccavo New Vegas sulla PlayStation 3? Dal 2018 almeno, da quando abbiamo finito Fallout 3. Vediamo. L'ultimo salvataggio, quello storico, c'è scritta la data di oggi perché l'ho copiato dall'altro account a questo, perché, piccolo trivia, per chi non l'ha mai saputo, io ho due account. Questo qua, mio personale, e quello di registrazione sulla Play 3. Questo perché quando registravo volevo che nella serie ottenessimo anche tutti i trofei annessi alla storia, cosa che non avrei potuto ottenere con un account in cui quel gioco l'avevo già finito. Ecco perché giocavo sempre su un account secondario. Ma l'ultima volta che abbiamo toccato un Fallout è il febbraio 2016. Ne è passata di acqua sotto i ponti, eh? Carichiamo l'ultimo salvataggio che abbiamo fatto prima della battaglia di Uverdam. Vuoi caricare questo salvataggio? Assolutamente. Vediamo quanto tempo ci mette con 14 mega di salvataggio. Caricamento completato. Ci ha messo anche meno di quanto pensassi questo. Vediamo la schermata di caricamento. Dio mio, la qualità. Il 720 mi fa male all'anima. La versione Ultimate era in 720. Oddio, quanto è sgranato tutto questo. Oh. Attenzione, il salvataggio che sta caricando appartiene a un altro utente. Non potrai salvare progressi o sbloccare trofei. Vabbè, cambia niente. Non sono ancora pronto. Vabbè, tanto i trofei. Dio mio. La qualità, no. Oddio mio, quando registravo in 720 tutto questo mi sembrava magia. La perfezione, ora... è strano, è tutto così dannatamente strano. Eppure così nostalgico. Quanto mi sei mancato. Ma vediamo un po' che armi e che vestiario ci siamo portati dietro per tutto quanto il gioco. Allora, nella serie originale, peccato che non ci sono i modelli 3D, nell'inventario delle armi abbiamo sempre avuto l'All American, Annabelle, la Kodak R9000, il detonatore laser per Lonesome Road, bei tempi quelli, Esther, il nostro lanciatestate nucleari dell'arsenale Gunrunner, un fucile Gauss generico perché al tempo di quando registravo questa serie non sapevo il trucco per prendere il fucile Gauss unico, quello che ottieni al posto del blaster alieno, questo perché appunto non sapevo il trucco. Se l'avessi saputo l'avrei fatto, mi sarei preso il fucile Gauss unico e poi mi sarei preso anche il blaster alieno, il fucile d'antimateria dei Gunrunner Plus, perché c'ha tutte le modifiche, ovvero queste che ci aumentano varie cose. E Dio mio, il fucile d'antimateria è stata una delle cose che più ho usato in Fallout New Vegas e che più ho adorato come arma, perché guarda, la santo cielo, è enorme, fa un sacco di danno. Poi io coi fucili da cecchino ho un amore incondizionato. L'invadente. Che strano vedere i nomi così in italiano, santo Dio. Cioè, che arma è l'invadente? Questa qua, ma non mi ricordo. È il Pushy? No, forse non è il Pushy. Comunque, acqua. Che bel 1-2 che ti faccio. La katana, la nostra primissima arma melee che ho voluto comprare e porca di quella miseria, ho voluto potenziare dall'inizio alla fine al massimo. Non me ne frega niente che fa 37 di danno, ma in New Vegas la katana è stata una delle mie armi melee preferite in assoluto. Cioè, guardala, cioè come fai a non amarla? La Magnum misteriosa, questa pistola sono contentissimo perché veramente la mia primissima partita, quella che non ho mai registrato perché era la prima, non l'avevo mai ottenuta e non sapevo come si faceva. Appena ho scoperto come si faceva, subito sono andato a fare quella missione e wow, è un'ottima arma e soprattutto
pam pam pam. Questa roba è fantastica. La mitragliatrice 12-7. Allora, quest'arma io alla prima volta ho detto, ma quasi quasi neanche la uso, mi porto peso inutilmente. Poi vabbè, ti ritrovi con 315 di peso trasportabile e dici, ale, mi porto via tutto. Però le 12.7 mm non mi sono mai servite granché nel gioco base. Però poi con l'arsenale Gun Runner dici, figa, ce l'ho, ne ho un sacco, la uso. E poi potenziata al massimo dici, ale, il danno lo fa, 43 di danno, hai voglia. La mitragliatrice da spalla, una delle armi più belle esteticamente possibili. Cioè, guardalo, è un cacchio di minigun che ti metti sulla spalla e spari la miseria proprio. L'olofucile, quest'arma è una delle mie armi ad energia preferita in assoluto. Cavolo, io Dead Money al tempo non mi piaceva veramente, perché lo riputavo veramente troppo al di fuori. Poi lo apprezzi e dici, cazzo, ci sta da Dio, ci sta da Dio. E soprattutto l'olofucile è una delle armi esteticamente anche più belle. All'inizio, quando lo ricevi senza potenziamenti, dici, niente di speciale. Poi lo potenzi e dici, wow, bello. Il prototipo Tesla Beaton. Quest'arma dici, vabbè, la versione normale sarà più potente. No, il prototipo è peggio, è distruttivo quest'arma. E al tempo io non sapevo che in Fallout 3 quest'arma distruggesse i Vertibird. L'avessi saputo, ci avrei provato ad usarla, lo ammetto. Avrei provato ad usarla su un Vertibird tipo quello del presidente Kimball per vedere se si distruggeva. Il silenziatore fucile COS di Christine. Questo credo che la traduzione sia sbagliata, dovrebbe essere il fucile silenziato COS di Christine. Però anche questo, 74 di danni, il miglior fucile da cecchino di tutto il gioco, veramente, ottima roba da prendere in Old World Blues. E soprattutto, a parte l'antimateria, è uno dei cecchini migliori di tutto il gioco, se non il migliore. E soprattutto ci sono affezionato perché è silenziato già di base, quindi per me aveva già vinto. Il trasmettitore di Big Mountain e la luce nell'oscurità, arma data da Joshua Graham e che ho deciso di portare perché appunto Joshua ce lo portiamo sempre nel cuore. Vediamo com'è la prima persona. Oddio. Oh. Sai che senza le mod per le armi che avevamo nella modded sembra così strana questa pistola, veramente. Aspetta, andiamo a fare visita a un amico. Oddio, non si può neanche correre. Non posso neanche correre. Andiamo a vedere se è ancora di sotto. No, è scomparso, no. Gli avrei sparato volentieri un paio di colpi. È così strano che non posso correre, santo cielo. Cioè, questa è la velocità massima in Fallout New Vegas e in Fallout 3. Sei sempre il benvenuto in questa città. Per forza, la controllo io sta città. Andiamo nella mia sala suite presidenziale, che vi mostro come gestivo i miei spazi. Oh, Dio mio, dove siete? Veronica con l'armatura dell'enclave, Cass, Rex, le mie poche sfere di neve, perché quando uccidi il signor House, il robot a cui consegnarle non c'è più e quindi niente. Raul, anche lui vestito da espagnol caballero. Lily, Arcade, come ben sapete, è con l'enclave, quindi non c'è più. E qui ecco i miei spazi. Qua dentro tenevo tutti gli abiti, tutte le parti inferiori, insomma. Mentre qui tenevo tutte le parti superiori, ovvero i cappelli, i caschi, tutto quanto. Qua, in questa cesta, tenevo tutte le armi normali del gioco, quelle basi. Per esempio, il lanciamissili, il laser gatling, le pistole da 10 mm, cioè tutto quello che c'era nel gioco base, insomma. Qua dentro, in questo cassetto, invece, tenevamo le armi di Dead Money. Come potete vedere, c'è il fucile automatico, il coltello lancia pulito, tutto quello che abbiamo recuperato durante Dead Money, insomma. In questo cassetto, invece, tutte le armi di Honest Heart, tra cui l'abbraccio di lei, l'ascia di fuoco, il cartoccio, l'esaminatore di conformità. Wow. Qua in questo, se non sbaglio, invece Old World, giusto? No, in questo Lonesome Road, allora Old World era nell'altra. La sparachiodi, Dio mio, il sonno del sangue e l'antica gloria. Oh, Ulysses. Eccolo qua, questo è Old World. Credo di averlo messo lì perché era il primo che ho visto e ho detto, questo è il primo DLC che abbiamo fatto. L'antenna, il guanto di Klein e di Mobius, Fido, che qua tra l'altro, piccolo trivia che non ho mai detto perché non lo sapevo al tempo, se avessimo avuto armi a 50 ci avrebbero dato un altro
quattro di questi qua, di questi mitra. E così avrei potuto fare uno Fido e l'altro il... Oh, com'è che si chiamava la trasformazione prima? Non mi ricordo, però ne avrei avuti due. Però al tempo non avevo armi al 50, quindi mi sono arrangiato con uno. E anche il Liar avanzato di Elijah, che tra l'altro ne abbiamo due, di cui questo potenziato. Qua dentro invece negli armadietti abbiamo tutti quanti i vestiti dei vari DLC. Questo è il Sierra Madre, tra cui anche le vesti di Elijah, il vestito di Dead Money, quello di Vera. Qua dentro invece c'è quello di Lonesome Road, come potete vedere c'è lo spolverino di Ulysses, la mascherina, gli elmi tribali e l'armatura antisommossa. In questo qua invece c'è quello di Old World con tutta la roba medica, gli occhiali di Klein, di Mobius, la tuta mimetica e infine questo, Honest Heart. Come potete vedere l'armatura mercenario del deserto, Joshua Graham, di Daniel, bei tempi E infine gli ultimi due cassetti che non vi ho mostrato sono questo, dove tengo tutte le armi uniche e leggendarie, anche se al tempo non esisteva effettivamente il concetto di leggendario, ma c'era quello di unico. Abbraccio del Remantide, Addio in due tempi, la Mazzaratti, Amore e Odio, Bastone Medico, Biker, Blaster Alieno, Bozar, il CZ57 Average, il Campanello della Cena, Carabina d'Assalto dei Gunrunner. Tecnicamente questa roba è qui solo perché... era dei Gunrunner, ma niente più. Coltello di Chance, il difensore al plasma, Fatman, il fucile ad aria complessa Le Habilen, il fucile scout campagna Gobi. Questo è uno dei migliori fucili da cecchino che si può trovare nel gioco base, e infatti prima del COS di Christine avevamo questo. Il fucile da battaglia, il fucile da caccia caravan, il fucile lanciagranate del mercenario, il fucile laser al triplo raggio, il fulmine Jehama, granata frammentazione sacra, che ne avevamo tre, mentre nella modern ne avevamo abbastanza perché avevo l'abilità che se andava a fuoco ne ricevevo una o più al giorno. La granata antiuomo 25 mm, il grande boomer. Questo qua io non mi ricordo come si ottiene, infatti nella modded non l'ho preso, però effettivamente io mi ricordavo che qua ce l'avevo, ma non mi ricordo come si prendeva. I guanti dorati, l'ipergeneratore MF Alpha, il lanciagranate Tumper, il Lil Devil, il liberatore, la Lucky, il macete robusto, Maria, la mazza da baseball, la mazza da golf di Nefi, il mirino di Euclid, il mitragliatrice 9 mm di Vance, il modulatore di materia Q35, la motosega, la ninna nanna, oh baby, pazienza, boh, non lo so, più, pietà, pistola 10 mm usurati, pistola a impulsi, la pistola al plasma, la pistola da 5,56, la pistola laser, il prototipo AR-14, il pugno potenziato, quella pistola, bella arma questa, infatti è stata una delle prime che ho ottenuto, questa macchina, quella pistola e questa macchina, qua hanno avuto fantasia coi nomi il revolver da caccia, la ricompensa dei caduti, il Reaper, lo spaccanuca, il Tok Tok e il Tosta Paladini. Wow, quante armi! E infine, l'ultimo cassetto con dentro roba più importante è questo qua, quello nel bagno, al cui interno troviamo le 37 gold bar di Dead Money, il sacco a pelo arrangiati che... detto sinceramente, siccome è stato l'ultimo DLC, non mi è servito e soprattutto abbiamo fatto la battaglia Overdam, quindi appunto era peso inutile, e Seymour. Siccome qua... non c'era modo di posizionare bene gli oggetti, ho detto Seymour ti metto via. Mentre in cucina avevamo i due frigoriferi, con dentro qua la roba medica e qua invece tutto il cibo e le bevande. Qui cosa avevamo invece? Tutti i materiali che raccoglievo e che non servono a niente. Mentre di qua forse le modifiche? Sì, abbiamo le modifiche per le varie armi. Sono molto meticolose e perfezionista in ste stronzate. Talmente perfezionista che se non ricordo male qua dentro ci dovrebbe essere Nuka Cola. Sì, Nuka Cola, la Nuka Cola ghiacciata, la quarzo Nuka Cola, la sunset radioattiva, la vittoria Nuka Cola. Wow. E non vorrei dire una cagata, ma di sotto forse c'è Boon ed Eddie. Eccoli qua, oh, il mio primo migliore amico robot e il mio primo migliore amico umano. Forza, seguimi. Grazie, amico. Anche tu, Eddie, seguimi. Oh, quanto vi voglio bene. Siete stati i miei primi amici in questa magica avventura, voi due. Sarete sempre i migliori per me. Voglio rivedere la strip con la grafica e la meraviglia della PS3. Eccola qua. La strip nella meravigliosa PS3. E fa così strano vedere... Oddio, il lag è ritornato. Fa così strano vedere il muro che divide questa parte della strip con l'altra. Cioè, io oddio, è tutto così rallentato. Il frame rate, Dio mio. Ehi là. Oh mio Dio,
Sei tu che hai salvato il presidente Kimball. Eh sì, bella ubriacona. Fa così strano vedere sto muro messo qua, perché io avevo la mod che c'era la strip aperta da là in fondo fino a là in fondo, e tutto questo muro non c'era, e fa così strano vederlo. Vediamo, tra l'altro, qua ci dovrebbe essere, se non dico una cagata, ancora un cadavere. Oddio, è qua da tutto il gioco. E fai un sorso dalla tua bottiglietta del Volt 13. Oddio, quella roba io l'ho sempre odiata, che uscisse quella scritta. Io infatti ho messo la mod appare una volta e non appare mai più. Caleb McCalleferry, tu mi hai regalato uno dei vestiti più belli e più iconici di tutta questa serie. Dio mio, tutto così laggoso. Tra l'altro, una cosa che non mi ricordavo, ma questo coso non c'era nella serie della modded. Credo che l'abbiano tolto, anche perché lì tra la... Sì, l'avevano tolto, perché io giravo subito e qua c'era il macchinario che usavo per le mod delle armi. Ah, giusto, a proposito, Boom, visto che stavo guardando i tuoi vestiti, non vi ho fatto vedere i vestiti che mi sono portato. Nei vestiti abbiamo l'armatura antisommossa d'Elite, il berretto primo ricognitori, che è stato il primo regalo di Boom e me lo porto sempre dietro, l'elmo d'armatura d'antisommossa d'Elite, la maschera di Ulisse, il Rebreather, che è sempre utile in acqua, e lo spolverino del Corriere, anche questo, grande regalo di Ulisses. Dove potremmo andare? Mentre invece le mie statistiche sono livello 50, 485 di punti vita, 89 punti azione e punti esperienza, al massimo ovviamente. Effetti speciali, forza invertebrata, forza più 1, il grande orso, stamina più 1 e libra 25, e la maschera di Ulisses, 50 di radiazioni. Lo special avevamo 9 plus in forza, percezione al 6, stamina più 8, carisma 6, intelligenza 7. Cosa che al tempo non sapevo è che l'intelligenza influisse nei punti che ottenevamo per l'esperienza, e questo non lo sapevo. Infatti in Fallout 3 e in tutti gli altri Fallout l'intelligenza l'ho subito boostata. L'agilità 8 e fortuna 7. Le abilità: armi 100, armi energia 100, armi da mischia 99 plus, baratto 100, disarmato 100 plus, eloquenza 100, esplosivi 72, furtivo 100, medicina 100, riparazione 100, scasso 100, scienza 100, sopravvivenza 39. Oh, questa è una delle abilità che veramente non cagavo in Fallout New Vegas. Anche se sono contento di non averlo fatto, perché ho dato priorità a tutto il resto. Infatti nella modded gli ho dato un bel po' di punti, ma perché, dico, già che c'è l'aumento. Le mie abilità extra: allenamento intensivo 4. Detto sinceramente, è stata un po' una cazzata al tempo. Averlo saputo non l'avrei fatto. L'addestramento dell'armatura, l'agente genetico, aiuto amichevole e l'allievo sveglio, anatomia vivente, armatura sottodermica, il cammello del Mojave, cecchino, cervellone, colpo letale migliorato, coniatore, madonna, controllo animale, creatura abominevole, divagazioni di Elijah, donnaiolo, duro, esperto, esperto di robotica, esploratore, fardello dell'uomo morto, finezza, furia nerd, hacker di mischia, impianto agilità, impianto C13, impianto fortuna, impianto forza, impianto M5, impianto stamina, impianto Y3, impianto Y7, l'imposta i laser per divertimento? What? Che cazzo di abilità è questa? In gamba, invertebrato, lezioni apprese, Lord Morte, maneggiatore arma, Martini del Sierra Madre, metabolismo veloce, misterioso e strano, osservatore, parata degli scriba, qui e ora. Questa è stata l'abilità più stupida che potessi scegliere, porca troia. Perché in Fallout New Vegas ricevi un'abilità ogni 2 livelli e questo ti aumenta subito di un livello. Peggiore errore che ho fatto, perché così mi sono perso un'abilità. Radicale libero, ricarica rapida, riproduttori di monociti, schiaccia insetti, schiena resistente, sensori potenziati, senza cuore, fregiato, solidarietà, specialista, super meccanico, takedown del mercenario, tecnologia certificata, testa meccanica, trucco kaham, turista giornaliero, una bella legnata, uno scapolo incallito, vendicatore genetico e zona contaminata selvaggia. Mentre i miei rapporti sono idolatrato coi boomer, amato dalla confraternita, amato in Freeside, amato a Good Springs, idolatrato dai cani, idolatrato nella strip, diffamato dalla legione, idolatrato a Novak, diavolo dal cuore tenero per il Powder Ganger, bimbo selvaggio per la RNC e idolatrato dai seguaci dell'Apocalisse. Bene, dove potremmo andare noi per fare un po' di casino? Magari dai Gunrunner. Ve lo ricordate il trucco che vi ho mostrato al tempo per fare un bel po' di soldi infiniti su New Vegas? Beh,
Speriamo che ci sia ancora qualcuno che voglia menarmi lì, perché sennò dovrò girare un bel po' per cercare qualche nemico di infimo livello e sparargli un colpo in testa così. Allora, no, mi sa che non c'è nessuno oggi, eh. Un po' un peccato. No, c'è ancora qualcuno, dai, eh. È così difficile mirare su questo gioco. Oh, non sarà veloce come Fallout New Vegas Modded o anche Fallout 4, eh? Ok, dove ti posso sparare? Direi in testa è una buona scelta. Mamma mia, quanti ricordi, santo cielo. Mi ricordo che ogni volta noi rubavamo tutta la loro roba per farci un bel po' di soldi che poi avremmo dato al casinò. Tra l'altro, una cosa che non ho visto, quanti soldi mi sono rimasti? Mi sono rimasti solo 592.905 tappi. Forse diventerò povero. Che nervoso che questa è la massima velocità in questo gioco, santo cielo. Voglio vedere se trovo qualche demone da sparare. Visto questo cadavere qua abbandonato da chissà quanto, penso che non sarà un'impresa facile. Chissà cosa aveva. Una capsula, wow, delle munizioni, incredibile. Dai, mi va bene un qualsiasi nemico, forza. Mi va bene anche uno scorpione. Cosa abbiamo lì? Oh, dei bighorn, mi sa. Già. Oddio, sto controller fa schifo per mirare. No, è uno scorpione. Ok, meno male. Le mie richieste sono state ascoltate. E io miravo davvero così sulla PS3? Santo Dio. Sto controller fa schifo. Fermo. Oh, quasi morto con un colpo. Bravo Boon, ecco perché ti porto sempre con me. Io ti voglio bene. E tra l'altro c'è anche il figlio, mi sa, da qualche parte. Dove ti nascondi, maledetta canaglia? Eccolo qua. Dai, da questa distanza. Come poteva sopravvivere? Meno 548 con un colpo solo. Santo Dio. Oh, guarda, si è appena frizzato il gioco. Oh, quanti ricordi. Beh, io volevo portarvi come ultima tappa a Red Rock Canyon per farlo bloccare lì il gioco, ma vedo che non ce n'è stato bisogno. Wow, questa serie è stata veramente storica per me. È stata la prima serie di Fallout che ho portato e non avrei mai pensato che avrebbe creato un affetto così incredibile su questa serie, perché per come la giocavo al tempo veramente era proprio strano. Poi ho voluto perfezionare sempre più il mio modo sia di montare che di registrare per rendere la cosa ancora più simpatica. Ma veramente questa, essendo la prima serie che ho creato seria, questa serie ha un affetto incredibile verso i fan. E ancora oggi molti mi scrivono commenti, molti lo guardano. Sono veramente contento del risultato. E sono contento che questa serie sia anche più vista di tutte le altre, perché appunto, per come la facevo al tempo, era proprio il mio modo puro di giocare quel gioco, mentre tutti gli altri, diciamo che è stato il mio modo da perfezionista da giocarlo. Signori, con questo splendido freeze io vi ringrazio, grazie a tutti di aver seguito negli anni e ancora state seguendo questa serie, davvero ne sono felicissimo. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, spero di avervi riportato un bel po' indietro con la memoria, con i comandi, il freeze, bellissimo. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per trovarmi sul sito Viola in live dal lunedì al venerdì, sempre alle 21. Signori, grazie a tutti e ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao!